Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone. Bene, oggi siamo in compagnia di Davide. Buongiorno a tutti e benvenuti. Davide è il famoso del canale Girovagando per i Monti e Manuela, che adesso non c'è, abbiamo solo Davide. Il canale è un po' fermo per motivi, diciamo, di trasferimento. Ci stiamo trasferendo in montagna, è il nostro sogno e quindi... Quindi avete realizzato il vostro sogno. Esatto. E quindi siamo arrivati al dunque. Bene, oggi siamo in compagnia, oltre che di Davide, anche della sua auto, che è una Dacia Duster 4x4. La seconda. La seconda Duster. Davide, perché hai ripreso un'altra Duster 4x4? Allora, partiamo perché ho preso la prima. Perché abbiamo preso la prima, esatto. E qua lo devo dire, proprio su consiglio di Lorenzo, io non ero tanto convinto della Duster, non mi piaceva, però quando l'ho provata ho provato le stesse emozioni che mi aveva trasmesso Lorenzo quando lui l'aveva noleggiata in un viaggio e devo dire auto fantastica, perché per noi, girando sempre per i monti, e quindi prima avevo sempre macchine basse e rognose, un po' di ghiaia si piantavano, con questa sono riuscito una volta sola con catene montate 4x4, ma niente da fare, c'era troppo ghiaccio ma non si stava in piedi, se no per il resto mi ha sempre portato fuori un'auto eccezionale. È giusta per, diciamo, le nostre esigenze, ecco. E sia con la prima che con questa hai avuto problemi col motore, con l'elettronica, eccetera? Ci sono stati dei difetti, dei problemi che hai riscontrato oppure no? Diciamo che noi qua abbiamo il contratto, quello di noleggio dei 3 anni, diciamo, quindi dopo i 3 anni l'ho cambiata. L'unico problema che ho avuto sull'altra, non ancora su questa, anche se praticamente la stessa macchina, qui cambia solamente l'allestimento, e allo sportellino del carburante, che si apre tramite la levetta, praticamente se non lo si accompagna ma lo si lancia, praticamente si rompe una levettina di plastica sempre cambiata in garanzia, perché è un difetto un po' riconosciuto, ecco. Per il resto io la macchina la sfrutto sia con il piede che nella pulizia, piuttosto che nello sterrato, cioè non ho veramente cura dell'auto. E Lorenzo mi ha chiesto un attimo di pulirla solamente per il video, ma penso che l'ultimo lavaggio risale al periodo Covid e quindi io della macchina sono felicissimo, insomma. Ecco. Anche perché è bella vederla sporca. Certo. Cioè, siamo qui in montagna adesso, è ambiente, giusto vederla anche sporca. Bene, quindi andremo a vedere un attimo com'è fatta, anche se già tutti la conoscete, la Duster. E più che altro per portarvi, ho già fatto una recensione di un'altra Duster 1000 Turbo GPL, era quella di Stefano, che aveva altre esigenze, anche lui comunque adesso va via solo lui e sua moglie perché hanno un'età un po' più avanzata della tua, e quindi volevo chiederti, il 4x4 secondo te è servito per le tue esigenze oppure no? Cioè, ti ha aiutato? Allora, per le mie esigenze sì. Però lo consiglio anche a qualsiasi altra persona, perché io ad esempio anche in pianura, quando c'è un po' di... che comincia la pioggia dopo tanto, che magari l'asfalto è viscido, metto in automatico, perché ha 3 posizioni, diciamo 2WD, automatico o look, che poi è di 30 all'ora, si disattiva in automatico, e che entrano praticamente le 4 ruote permanenti, ma già in automatico, anche sulle rotonde, provare a darci dentro per farla partire, la macchina non si sposta. Quindi è un buon 4x4. Non cambierei mai, anche, cioè, 4x4 per tutta la vita, ecco. Bene, quindi era giusto anche per avere un commento appunto di Davide reale, di non è che la stiamo vendendo per il 4x4, non ci interessa vendere niente a nessuno, è giusto perché se qualcuno va a acquistarla o usata o nuova che sia, perché adesso sta arrivando il nuovo modello e non faranno più il diesel 4x4, purtroppo Davide... Infatti non lo so se la cambierò, è la fine dei 3 anni. Ecco, perché arriverà a benzina un ibrido 4x4 e non sarà più la stessa cosa del diesel, quindi... Non lo so, Davide, lui è per il diesel e per... Gasolio sulle vene, perché è da camionista, perciò... Quindi ce l'ha dentro. Va bene, quindi adesso facciamo un attimo una panoramica, vediamo gli interni come sono. Torno a ripetere, la recensione della Duster l'ho già fatta, ma di un 1500 diesel 4x4 non l'ho mai fatta. Magari se riusciamo facciamo anche qualche prova all'esterno, vediamo se riusciamo a fare qualcosina, magari qualche guado, eccetera. E così vediamo come funziona e come va l'auto. Eccoci qua, partiamo dal frontale, vedete l'angolo di attacco, quanto alto è, quanto pendente, se non sbaglio sono 30 gradi. Andiamo a vedere un attimo l'altezza qui che Davide adesso ci misura
e siamo intorno ai spettacolo, uno spettacolo, 30 centimetri, bello. Cioè questo qua hai grattato qualche volta, Davide? Non mi sembra, da vederlo così. Sì, una volta sì, ma esagerando. Ho perso questo dove c'è il gancio d'attacco e il coperchietto. Ok. E perso in mezzo alla neve e ritrovato l'anno dopo nello stesso sentiero. Incredibile. C'è la fortuna veramente. Lo chiamerei anche culo. Fortuna o culo, sì, va bene. Eccoci qua. Quindi vediamo l'auto, vedete anche qua lateralmente che ha un bel spazio da terra. Abbiamo dei cerchi neri, lucidi, da 17 se non sbaglio. Su questa versione Extreme però, perché altrimenti c'è questa versione con le finiture arancioni che vediamo qua e anche all'interno. Sì. E monta questi cerchi e con questo colore, diciamo, grigio finanza. Okay. È una versione proprio, altrimenti sulle altre versioni non ci sono né questi cerchi né questa colorazione. Ok, quindi questo non è un optional, l'auto esce così com'è, così, come esatto. La vediamo, è la versione Extreme, quindi quella più accessoriata. La vogliamo vedere che ha altre chicche dentro. E vedete qui la scritta 4WD, quindi è quello che fa la differenza, perché dopo esteticamente non è che si riconosca tanto. E bello sto grigio qua, secondo me anche se è sporca e ha piovuto sabbia, comunque è sempre molto molto bella. Eccoci qua. Poi andiamo a vedere magari il bagagliaio, quanto spazioso è. E Davide mi raccontava che effettivamente il bagagliaio è un po' più piccolo di una Duster normale. Beh, anche il posteriore è bello comunque. Sì, poi questo colore qua. Io ho detto il frontale, ma secondo me anche il posteriore molto molto carino. Io adesso sto facendo trasloco e da materassi sopra, mobili dentro, ho caricato l'infinito, quindi... No, è un'auto che sono 4,34 m mi sembra, poco più di 4,30 ed è veramente spaziosa. Cioè guardate il bagagliaio, che grande che è. Allora, proviamo a misurarlo, Davide, giusto per dare due misure anche ai... Qua abbiamo un 95, 95, 100 se vogliamo guardare l'esterno, ma... Ok, 95 tranquillamente, e di larghezza? 100. 100, quindi un 100 per 95. E di altezza siamo... Una poca di... Altri 70 abbondanti, 72. 72. Mi stavi raccontando che nella 4x4... Esatto, qui abbiamo il... piano, diciamo, che è a livello, perché sì, naturalmente l'altezza del ponte posteriore ce lo fa alzare. Invece nella versione 2WD praticamente andiamo più sotto di circa un 4-5 cm, quindi praticamente abbiamo un'altezza superiore, ecco. Sì, vabbè, ma anche il ruotino di scorta questo. Sì, qua. Ah, questa ha la ruota di scorta. Ah, ruota di scorta addirittura, quindi non ha neanche il ruotino, ha la ruota di scorta. Certo. Stessa misura di quelle delle altre. Delle altre, esatto. Molto bene questa, sì, questa è una bella cosa. Molto bene, che non si vede più perché adesso c'è sempre il kit di gonfiaggio, ma in questo caso qua invece che si può bucare la ruota magari in mezzo al bosco, eccetera. Certo. Forse meglio. Ma più che bucare è strappare, la mia paura è strapparlo, perché con il gonfia ripara magari se ne esce, però se su una roccia strappo il pneumatico non ne torno a casa. Siamo finiti. Bene, questa è l'auto vista magari da dietro. Un difetto, se posso, sì, che praticamente ancora non vanno a montare il tendalino, ma c'è la cappelliera, quella rigida. Infatti nella mia, sia nell'altra che in questa, le ho lasciate a casa e sono nuove, perché è troppo fastidiosa, perché non si solleva. Ok. Si solleva solamente l'ultimo angolo, cioè da qua, attaccato ai gancetti, sì, e tutta la parte qua rimane rigida. E quindi... Rigida e fissa. Esatto, ah, okay, quindi non mi va, è una cosa che non ho mai amato, infatti è sempre a casa. Ok, quindi Davide va via senza cappelliera così. Quindi... Tanto con i vetri scuri non si vede niente all'interno. Esatto. Così, vedete che qua Davide ha messo una presa USB, doppia presa USB, ha un attacco 12 volt, che se volete collegare magari, non so, un frighetto, qualcosa che andate in campeggio, qualsiasi cosa. Sì, quando io torno dalla Sardegna c'è sempre il frigo acceso. Allora, vediamo, vista da dietro, eccola qua, così. E vedo che però nelle plafoniere ci sono dei LED, ma non ho ricordi di aver visto i LED. No, purtroppo anche là un altro difetto Duster e in tante altre auto. Perché anche qua la luce è a LED, ma di solito è alogena. Esatto, esatto. E infatti io le ho cambiate tutte con poca spesa, ma tanta resa. Perché le luci a LED, oltre ad essere più belle, più... Di notte è fantastico, tutto illuminato di bianco, insomma. E se non sbaglio, Davide, un'altra roba di differenza dall'altra Duster che avevi, non avevi fari a LED. Esatto, avevi fari LED. Però solo fari, gli abbaglianti erano ancora alogeni, ma io già le ho già cambiate. A LED? Sì. Quindi, cioè, i fari a LED non sono solo fighi o belli, come si può dire, ma di notte cambia veramente. È un'altra cosa. È un'altra cosa, cioè i fari a LED sono completamente un'altra cosa.
Eccoci qua, siamo all'interno dell'auto. Volevo farvi vedere alcune differenze, perché per il resto, per gli spazi e tutte quelle cose là, andate a vedere magari la recensione che ho fatto della Duster GPL. Qui voglio portarvi il 4x4, cosa cambia all'interno e cosa cambia nell'infotainment, che ci sono alcune spiegazioni che non sono state fatte nell'altra, perché non ci sono nel 4x2, solo nel 4x4. Bene Davide, raccontaci un po' di differenze che... Allora, diciamo che in questa versione Extreme, appunto, come avevo anche l'altra, non si chiamava Extreme, ma era comunque sempre una versione, diciamo, full optional, abbiamo in più il discorso telecamere, che praticamente mi posso andare a vedere il frontale, così vediamo anche lui che cammina in tempo, scorre in tempo reale. Poi abbiamo che ci guarda la ruota dalla parte destra, la ruota dalla parte sinistra. Ok, adesso qua ho lo sportello aperto, però naturalmente quando io lo vado a chiudere mi si evidenzia, diciamo, il dove io vado ad appoggiare le ruote, il posteriore, che quello si attiva anche con la retromarcia, naturalmente indicandomi verso dove sto portando il mio sederino, e naturalmente ritorniamo a quella frontale. Tutto questo si disattiva superati i 20 km orari. Secondo te servono queste qua in fuoristrada? Allora, soprattutto le laterali, perché anche su strade strette io, se magari ho il burrone, preferisco sempre un attimo, tocco, guardo e so quanto riesco ad avvicinarmi, diciamo, al ciglio stradale senza evitare problemi, insomma. Sì, anche se devi fare una svolta che non sai se giù c'è un fosso o no. Certo, un parcheggio, qualsiasi cosa, insomma, ecco. È un bel vantaggio, secondo me. Mentre invece, per quanto riguarda gli accessori del 4x4, abbiamo naturalmente, perché qua, vabbè, il nostro pannellino praticamente con Android Auto e il solito che ci sono ormai in tutte le auto. E abbiamo un bel display che ci aiuta anche di notte, con una bella colorazione che va in notturno, molto bello. E qui possiamo praticamente, tramite questo tastino qua, che è il Descent Holder, no, è assistente alla discesa. Sì, vabbè, in italiano assistente alla discesa, ci capiamo tutti. Praticamente io lo attivo, mi si attiva qua nel cruscotto con questa lucina verde. Ok, e praticamente quando io vado, io posso lasciare la macchina in folle, ok, e lei praticamente, in base alla velocità, naturalmente fino ai 30 all'ora, lei si autoregola su tutti i quattro freni praticamente, cioè dove sente che perde aderenza praticamente mi fa scendere. Decido di scendere a 10 all'ora per qualsiasi pendio, che ci sia fango, erba, lei me la porta giù sempre in sicurezza, naturalmente fino a 30 all'ora. Tutto questo, anche se io vado a fare una discesa, dopo magari se facciamo qualche discesa lo facciamo vedere, praticamente la macchina non va mai su di giri, come magari a volte teniamo un rapporto corto in discesa per evitare di usurare i freni. Con questa la macchina rimane sempre al minimo e con i freni è molto molto bello. La prima volta che l'ho provato me ne sono innamorato. E questi tasti invece, vabbè, il solito dello spegnimento, versione eco, ce l'è anche gli altri. Abbiamo in più la rotellina che vi parlavo prima, che vado a impostare il 2WD, quindi solamente le anteriori, l'automatico si autoregola, oppure il look, attivandolo così e poi lo si rimolla, e praticamente fino ai 30 all'ora, allora ho le quattro ruote permanenti fisse, insomma. Per il resto tutto. Però un'altra chicca che ha, che io sono innamorato, sai, dell'altimetro, temperatura, questa là, che non aveva l'altra versione, sì, che io vorrei prendere solo per questa. Anche questo è in più sul 4x4, perché non ce l'abbiamo qua. Vabbè, le impostazioni, qua ti va a vedere i consumi, che nel mio caso meglio non guardarli, perché queste sono le mie accelerazioni, cambio marcia. Io l'auto la sfrutto, non sto a guardare i consumi, io guardo quanto spinge. E quindi, secondo me, dai, facci vedere quanto consumi di media. No! Dai, no. Voglio vedere quanto consumi di media. Guarda, pochissimo. Comunque, anche correndo, ha un consumo medio di 6,1 per 100 km. Secondo me, se me la dai in mano a me, questo 20 con un litro li faccio. No, secondo me ne fa anche di più. Di più di 20? Sì. Okay. Io ho l'acceleratore, purtroppo non ha una gradazione, ma è on off. Quindi o a tavoletta o lo tolgo. Va bene. Okay. Quindi questa è la guida estrema. Esatto. Siamo a 6, quindi 15, sarà un 16. 16, sì, quasi 16. È già tanta roba, insomma, ecco, sì, per la mia guida. E dove eravamo rimasti? Ah sì, alla vera chicca del 4x4, che non aveva l'altra versione. Praticamente ci va a segnare la nostra angolazione, inclinazione, diciamo, sia nell'anteriore posteriore o nel laterale,
e la bussola e l'altimetro, che poi l'altimetro lo andiamo a vedere anche in un grafico, lo andiamo a rapportare tipo nei 500 km, che gli ultimi 500 km di altitudine, nei 100 oppure nei 3 in base a dove siamo, insomma, ecco. È molto molto bello per chi ama del settore, insomma. Ecco. Sì, molto interessante. Sì. E ho visto che è anche molto preciso, perché allora lui è starato di circa una trentina di metri, okay, rispetto alle tabelle piuttosto che al GPS che io uso per escursioni, e però lo mantiene, cioè se per dire so che sono 30 metri superiori sempre, in qualsiasi quota, dai 2000 ai 200 metri ho sempre quei 30 metri di scarto. Ah, cioè non è proporzionato a 300 metri su 2000? No, non è non è starato, diciamo, in tolleranza, ma è proprio, esatto, 30 metri, adesso non mi ricordo se in più o in meno, questo però molto molto carino. Bene, questo è tutto quello che secondo me c'è di differenza del 4x4, poi vedete la versione extreme, tutti questi bordi qua arancioni, e anche i sedili sono un po' diversi, perché sono sì, sedili pelle. Esatto, con sempre il ricamo arancione. Esatto, con tessuto e pelle, quindi doppio tessuto. Boh, andiamo a correre un po'. Boh, andiamo a provarla un po', dai. E così andiamo a vedere come va. Facciamo una piccola prova su strada prima di andare sullo sterrato. Prova, un giretto. Un giretto, così, giusto per farvi vedere come va il motore 1500 diesel. E Davide voleva dirvi qualcosina. Che nella versione 4x4 i rapporti sono molto più corti, infatti ha la prima, che sarebbe praticamente un primino, ma spesso e volentieri si parte sempre dalla seconda. E io anche qua, che adesso svoltiamo in una strada leggermente in salita, cioè in seconda lei parte tranquillamente e non ho problemi. Boh, morta. Che figura. No. Va. No, va. La prima, cioè se io parto, a parte vabbè che ha quel sistema, non mi ricordo come si chiama, che se io ad esempio sono in pendenza, rilascio il freno, lei si ferma praticamente, che aiuta l'assistente in salita, insomma. Esatto. Anche qua se parto con la prima, vediamo che io praticamente sì, parto, però già devo cambiare marcia, ho fatto 3 metri, cioè è molto molto corta, è proprio per pendenze. Allora qua, come dicevamo prima, il discorso di questo tastino qua che aiuta la discesa praticamente, attivato, ok, qua abbiamo la discesa. Si è attivato anche qui la lucetta verde, esatto. Non so se la vedete. Lascio la macchina in folle, ok, mollo il freno e adesso io praticamente con un colpo di freno posso ridurre. Lei adesso comincia così e stiamo andando praticamente a... aspetta che metto fermo un attimo, ecco, il freno è più duro, diventa con meno corsa, ecco, adesso io mollo il freno, ok, sono sempre in folle, lei va, comincia già a frenare 7 km orari, 11, 13 e lei automaticamente si frena. Se io voglio meno, basta che tocco un po' il freno e lei si ferma prima, altrimenti basta che accelero un po', io sono sempre in folle, accelero un po' e lei mi consente di andare giù adesso a tipo 18, 17, 18 e va sempre, e io non tocco niente, cioè i miei piedi, guardate, sono tolti, sono in folle e lei mi sta sempre tenendo i 17 km orari fino alla fine della discesa, man mano che lei sente che è più pendente, frena di più. Il motore, vedete, è sempre a bassi giri. Esatto, sempre al minimo. Molto molto bello. Comoda. Senza star là a diventare matti a frena e frizione. E soprattutto in sicurezza, perché in situazioni di bagnato con fango, se vai con il piede, diciamo, tende a entrare la BS e si scompone molto. Invece con questa rimane sempre bella composta. Vedete anche adesso in salita qua, c'è una bella salita. Ho messo la prima. Sì. E va su come... va molto bene. Bene, adesso scendiamo e salutiamo Davide. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine del video. Avete visto anche per fortuna fuoristrada. Che è finito. Per fortuna che è finito, perché Davide ha già fame, mi sa. E, no, non vorrei annoiarli, ecco. Ma dai, sono cose interessanti, cose che magari gli altri non raccontano in concessionario. Beh, allora se è interessante lasciate un mi piace almeno. E iscrivetevi al canale. Quello è garantito. Non l'avete ancora fatto? Date un'occhiata anche al mio, che Lorenzo vi lascia il link qua sotto. Esatto. A voi non costa nulla, è gratuito, però ci aiutate. Giro vagando per i monti. Comunque vi lascio sotto il link dove andare a iscrivervi. Così, grazie. Dai, portiamo Davide. Devo ritornare a camminare sui sentieri e buttare giù un po' sta pancetta che mi si è arrivata, non so perché, deve essere il grasso invernale, penso. È il trasloco. Trasloco, dici? I pensieri del trasloco. Esatto. Bene, signori, grazie a tutti. Quindi ricordatevi, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate il tasto delle notifiche. Ringrazio ancora Davide. Grazie a te.
e grazie alla Duster che mi ha grazie portato. A voi per averci visto fino a qua, che ci avete sopportato fino adesso. Bene, ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao.